Senza avere fretta. Sonia, che aveva finalmente ritrovato se stessa e il suo vero nome, Angela, continuò a raccontare di come si fece male. Stava spiegando a Renato quando salì sul treno senza neppure conoscere la destinazione, senza sapere dove la portasse, perché per lei era più importante andare via per raggiungere una città o anche una fattoria. Non importava dove fosse, l'importante era andare via. Ora però era felice di aver recuperato la memoria e una parte della propria storia e, anche se ancora non ricordava perfettamente tutto, confidava che un po' alla volta le cose più importanti sarebbero riaffiorate e non le avrebbe mai più dimenticate. Quel che contava per lei, in quel particolare istante, era sapere che avrebbe potuto rivedere sua figlia e l'avrebbe potuta riabbracciare. Certo, in tutto quel periodo si erano sempre frequentate, ma allora non sapeva che Mariola fosse sua figlia durante i viaggi nell'isola che non c'è e nella foresta. Soltanto quando il treno si fermò, comprese dove questo la portò. E così visse per qualche tempo a Milano, dove si mise a studiare per diventare maestra di sostegno per i bambini che non sapevano leggere e neppure fare un disegno. Col tempo però sentì forte il desiderio di tornare a Montecastello, il suo natio paesello, ma non seppe mai la ragione di quella decisione. Angela, la cosa più importante è che tu abbia riacquistato buona parte della tua memoria. Tra poco andremo in cerca di nostra figlia e le faremo una bellissima sorpresa, tanto che sorriderà con un lieve battito di ciglia. Renato, non vedo l'ora di presentarmi a lei come sua mamma, non più come Sonia, la maestra che insegna e cucina anche la minestra. Faremo una festa. Sì, cerchiamo di raccontarle le cose un po' alla volta. Non vorrei che dall'emozione perdesse l'appetito e non mangiasse più nemmeno colazione. Nel frattempo, Mariola e Miagolina si fermarono a pensare e anche loro a ricordare il tempo passato ad affrontare mille avventure con coraggio e senza paure. Sai, ricordo quando mio padre Renato mi portò verso un casolare perché c'erano tanti gattini con cui poter giocare. Lui mi disse che mi ci avrebbe portato nel casolare, ma la brava bambina avrei dovuto fare e nulla che non sia stato mio toccare. Io, per nulla intimidita, risposi al mio babbo con aria divertita che non l'avrei fatto penare. Giunti a destinazione, avete visto molti gattini in circolazione. Ce n'erano bianchi, marroni e perfino color viola. Ma nessuno di questi ti piaceva, vero Mariola? Esatto. Poi sbucasti tu dal nulla. Eri una gattina tutta rosa e molto pelosa. Saltellavi e poi correvi. Più veloce eri. Nel momento in cui ti ebbi scorsa, non ti persi mai di vista. Eri orfana e ti considerai perfetta. Come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni. Dorme, dorme, Miagolina.